Non capisco perché sia così poco conosciuta, dato che io la ritengo veramente potentissima. Ciao e benvenuto in questo nuovo vlog. Come puoi vedere, anche io sono in quarantena e quindi oggi, per rimanere in tema coronavirus, ho pensato di portare un video dove ti parlo degli integratori che uso per rafforzare il sistema immunitario. Prima di iniziare, però, devo fare un piccolo disclaimer. Io non sono un dottore e questo video è stato creato solo a scopo di intrattenere le persone. Ti ricordo di iscriverti al canale e anche di cliccare la campanellina se non l'ho già fatto, in modo tale che verrai notificato se esce un mio nuovo video. Ok, il primo integratore che uso per rafforzare il sistema immunitario è il NAC. Il NAC, o acetilcisteina, come preferisci chiamarla, è uno dei miei integratori preferiti. Ormai penso che lo prendo da più di 2 anni. Il NAC è ottimo per rafforzare il sistema immunitario. Se ad esempio inizio a sentire i primi sintomi di un'influenza o cose simili, se prendo il NAC, i sintomi per la maggior parte delle volte se ne vanno molto velocemente, facendomi evitare settimane o giorni di malattia. Ma devo anche essere onesto, da quando prendo il NAC è molto raro che io mi ammali o inizi a sentire sintomi influenzali. Insomma, se li sento sono veramente minimi, quindi sì. Ma oltre a questo, il NAC migliora anche le funzioni polmonari, quindi rimaniamo sempre in tema coronavirus. Viene venduto anche come antimucolitico, può pulire i polmoni in caso di tosse o di infezioni, ad esempio. All your wrongs. I never thought that I'd be lost, but I found the truth. I was searching for. Il secondo integratore è la vitamina D, che si può anche prendere attraverso il sole. Volevo farvi l'esempio mentre prendevo il sole, ma come potete vedere non è possibile. Ne ho già parlato della vitamina D, ma per questo video secondo me è necessario menzionarla, perché la vitamina D è essenziale per rafforzare il sistema immunitario. I due modi principali per prendere la vitamina D sono o tramite l'integrazione, quindi prendere un integratore di vitamina D, oppure stando sotto il sole, prendendo il sole. Allora, personalmente penso che il modo migliore di prendere la vitamina D sia naturalmente, quindi attraverso il sole, però consiglio, se per esempio si è in inverno o comunque è nuvoloso e quindi non puoi prendere tanto sole, di prendere un integratore di vitamina D. Il terzo integratore di oggi è la quercetina. E non solo è un potente antiossidante, ma è anche un potente antinfiammatorio. Oltre a farti ammalare di meno, è stato anche dimostrato che riduce l'infiammazione nei polmoni. Non capisco perché sia così poco conosciuta, dato che io la ritengo veramente potentissima. Inoltre previene le infezioni, riduce il rischio di cancro, riduce il rischio di malattie al cuore e ovviamente rafforza il sistema immunitario. L'unica cosa, se la prendete, assicuratevi di prendere una forma che sia biodisponibile, perché la quercetina di suo non è tanto appunto biodisponibile, ma ci sono forme che lo sono di più, quindi assicuratevi solo di quello. L'ultimo integratore che ti consiglio oggi è la berberina. Oltre a essere un antiossidante e antinfiammatorio come la quercetina, la berberina abbassa il colesterolo e quindi
di conseguenza sei più sano. Infatti principalmente viene usata per questo, per il colesterolo, ma si può usare anche per combattere le infezioni. Ok, questo era l'elenco degli integratori che uso per rafforzare il mio sistema immunitario e per rimanere in salute, specialmente adesso che c'è il coronavirus. Ovviamente fate le vostre ricerche e non fidatevi solamente di me. Cercate informazioni su questi integratori e vedete se possono fare al caso vostro. Lascia un like se il video ti è piaciuto e commenta qui sotto, magari esprimendo la tua opinione sulla situazione coronavirus o commentando che integratori usi per rimanere in salute e per rafforzare il tuo sistema immunitario. Anche questo vlog è finito e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!